Buonasera a tutti, sono Jimmy Cerquetella. Stasera vorrei, così mi è venuta voglia di dire due parole, cioè di fare alcuni chiarimenti sulla questione terranosferica. Quindi partiamo un attimo dall'inizio, cercherò di essere il più possibile conciso, ma insomma qualche minuto ci vorrà, abbiate pazienza. Allora, prima cosa, io faccio parte del gruppo Terra Magic e faccio parte, ho fatto parte del progetto Augusta 1 e farò parte del progetto Augusta 2. Quindi voglio specificare subito una cosa, che a me interessano molto questi esperimenti come altri esperimenti, ma io, l'ho già detto chiaramente anche nel gruppo, non mi riconosco come ATI, cioè Associazione Terrapiattisti Italiani, perché io non mi piace il termine terrapiattista, che è un termine improprio, perché la Terra non è piatta. Nel caso è no, in questo momento non è sferica, ecco, questo lo possiamo dire con certezza dal punto di vista scientifico, e soprattutto perché il termine terrapiattista è un termine, oltre che improprio, che denigra chi faccia un certo tipo di ricerche, no? La storia della nave casca di sotto e compagnia bella. Quindi da questo punto di vista io non ci sto. Quindi se verrà formato un'associazione, diciamo, non di fatto, ma un'associazione giuridica, io non c'entrerò perché il termine terrapiattista non mi appartiene. Detto questo, vorrei fare alcune considerazioni sulla situazione attuale, perché ultimamente ci stanno parecchie telenovelas, parecchie baruffe sulla questione, no? Quindi andiamo subito al sodo. Il problema è che la questione diciamo, della terranosferica ha avuto tre step, possiamo dire, no? Tre punti principali. 4 anni fa, circa, quando io ho cominciato le mie ricerche, quando ho scoperto questa cosa, naturalmente postare questa roba su Facebook era praticamente mettere una bomba, quasi una bomba, perché le persone, quando andava bene, ti insultavano alla grande. Quindi insulti tra i più pesanti, io ho ricevuto insulti anche come massone, addirittura pedofilo, mi hanno detto insomma che ero un ignorante, che mi ero bevuto il cervello e compagnia. E questo è stato il primo step, penso che tanti di voi l'hanno vissuto. Il secondo punto, la seconda fase, diciamo, perché poi le persone piano piano, vista la quantità di video, tantissimi, tantissimi tradotti dal caro Dino Tinelli, no? Quindi video soprattutto americani ma anche di altri paesi, quindi tutte queste persone hanno cominciato a guardare i video e hanno cominciato a ragionare con la propria testa, quindi hanno visto alcune cose come la curvatura, come tante altre cose, perché le prove, sapete, ce ne sono tante. Quindi la seconda fase è stata quella di dire: ma che cosa mi serve sapere che la Terra non è sferica? Ora, io dico solo due parole su questo perché il video non parla di questo, non parla stasera dell'argomento terra piana come prova o come situazione, diciamo, strategica, ma parla proprio di altre cose. Quindi, allora, io posso capire tutto, però se non si capisce una cosa, ci hanno ingannato da tutti i punti di vista, dal punto di vista medico, vaccini, dal punto di vista sociale, economico, no? La storia dell'euro, tutto quello che volete, la politica, il Movimento 5 Stelle, tutte queste fregnacce qua, e ci hanno naturalmente anche da un punto di vista scientifico, ma voglio dire, come possiamo noi pretendere di essere nella libertà se poi, voglio dire, non cerchiamo la verità? Ok? Quindi faccio solo un piccolo appunto. Se la Terra, co così com'è, almeno, anzi dico, se questo, io lo chiamo atollo, se queste terre conosciute che noi stiamo, le terre che conosciamo, che sono praticamente protette dall'anello di Antartide, quindi dall'anello di ghiaccio che sta tutto intorno alla Terra, ok? Quindi la Terra sferica, tanto per far capire forse qualcosa in più da questo punto di vista, è l'unica forma della Terra che non contempla un confine, ok? Perché in una Terra sferica non ci può essere un confine, cioè tu giri e giri, ok? Tutte le altre forme della Terra, quindi anche la questione dell'atollo, contemplano un confine. Allora io mi chiedo, è proprio inutile sapere chi c'è dietro questo confine? È proprio inutile capire che dietro questo confine probabilmente c'è qualcuno che ci sta comandando? E vi faccio solo un appunto velocissimo. In Antartide ci sono andati personaggi stranissimi, ok? Da Obama a Putin,
ha praticamente il primate ortodosso, che prima è andato al Papa e poi è andato in Antartide. Che è andato a fare? È andato a convertire i pinguini. Ok? Quindi in Antartide c'è andato il primo ministro americano nel giorno delle elezioni di Trump. Ma è possibile che il primo ministro americano nel giorno delle elezioni va in Antartide? Che andava a fare in Antartide? Quindi questo è un argomento importantissimo e fondamentale. E naturalmente oggi, cioè ieri, si stava cercando di mettere in risalto anche questa cosa qui, cioè il fatto che praticamente non serve a niente sapere se non è assolutamente vero. Quindi questo è un altro inganno enorme. Il terzo punto, che è quello che viviamo oggi, è la questione dell'inquinamento e della confusione. Quindi dentro a delle situazioni vere si mettono situazioni false, dentro a delle situazioni false si mettono situazioni vere. Siccome ormai la cosa è poco contenibile, perché siamo arrivati alla fine della storia, quindi hanno tutti ben pensato di lavorare in un termine diciamo che è anche un po' improprio, no? Che ultimamente ha tirato fuori proprio il padre virtuale, perché è un padre virtuale, perché è uno che traduce. Ha fatto un ottimo lavoro, per carità di Dio, però non è che, cioè non è il re, non è il papa lui, è il caro Dino Tinelli, ok? Allora, il problema con Dino Tinelli è semplicemente uno, la faccio proprio cortissima. Allora, lui, tanto per non fare nomi, diversi mesi fa, ha insultato una persona come Ezio Porto. Ezio è una persona, e gli ha dato del satanista, ok? Ha insultato in un altro video una persona come Agostino Favari, forse semplicemente perché è un ingegnere, e tra l'altro è una persona meravigliosa anche da un punto di vista umano, perché è di una calma, è una persona molto serafica, molto, molto professionale e tranquilla, quindi diciamo proprio... Allora, il primo gli ha dato del satanista, al secondo gli ha dato dell'ignorante. A parte il fatto che Tinelli, visto che diciamo lui si considera del mondo nuovo, dovrebbe anche sapere che satanista non significa proprio niente, cioè è un termine improprio, perché non è che, non credo che Ezio rassomiglia a Baphomet, Baphomet non c'entra niente con Satana, satanista, viene da Satana, Satana significa separazione, è un archetipo primario, quindi lasciamo perdere tutte queste minchiate che servono a una semplice cosa. A che cosa servono queste cose qua? Servono perché naturalmente il caro Tinelli doveva e deve mantenere il suo stato di primate assoluto sulla questione terra piana o terra anosferica. Lui deve essere la persona che chiaramente ci ha scritto sopra anche un libro, fa le traduzioni, ne fa tantissime, traduce di tutto, anche delle schifezze in mani tra l'altro, no? Però siccome lui ha tradotto tutte, questo chiaramente è un riconoscimento, ma questo non significa che perché tu hai tradotto tutto quello che hai tradotto adesso ti permetti e sali sul podio e dici questo si fa e questo non si fa. Un commento di una persona... diciamo un po' forte, però non lo voglio dire in quel modo, cioè il problema è che Dino Tinelli c'ha un solo problema, c'ha una sola paura, la paura che qualcuno gli soffi la visibilità, perché oggi anche se lui dice che il suo canale non è monetizzato, per carità, adesso non è monetizzato, prima lo era, adesso lo è, forse lo sarà di nuovo, ma il problema non è questo, perché i soldi non arrivano in questo modo, i soldi arrivano con il potere e la visibilità. E lo sappiamo benissimo, guardiamo i politici, ok? Quindi, però, siccome questa cosa qui è diciamo semplicemente forse un'illazione, voglio dirvi anche un altro aspetto, quello che è successo con la questione della sonda. La questione della sonda, quindi Augusta, ormai la conoscete in tanti, la voglio riassumere in due parole. È stato un progetto bellissimo, un progetto concreto, un'esperienza molto forte per chi c'era quel giorno. Abbiamo lavorato molto, in particolare Danilo, che è Agostino, che si è fatto una mazza tanta, diciamo, per fare un pallone sonda che non è un giochino da ragazzi proprio, non è, perché devi fare 2000 considerazioni, temperature, altezze, pressione, gas, quando ce ne vuole, quando non ce ne vuole. Quindi è andato tutto bene, abbastanza bene, perché purtroppo dopo il lancio, quando eravamo tutti veramente strafelici, siamo resi conto che le due telecamere, diciamo ad obiettivo normale, quindi parliamo fotograficamente di un 50 mm,
e quindi danno una prospettiva normale, non una GoPro, le due telecamere si erano purtroppo fuse dopo circa 30 minuti. Ok? Allora, il motivo perché si sono fuse, sarebbe molto da parlare, ma lasciamo perdere, ok? L'unica che ha funzionato, fortunatamente, era stata messa una GoPro proprio per far vedere la differenza tra un tipo di obiettivo e un altro, che è fondamentale perché sappiamo benissimo che tutte i palloni sonda vanno con le GoPro, tutte le riprese fatte dalla NASA vanno con le GoPro. Perché? Perché devono far vedere che la Terra è sferica. Ma la GoPro ha delle caratteristiche che, se nella sua fattispecie non sono, diciamo, perfette per quello che riguarda far vedere un orizzonte nel caso piano, però si possono trarre buone conclusioni. Ma nessuno ha mai detto che non esiste. Noi abbiamo detto, sia nel video che anche personalmente, e io mi sono dimenticato una cosa importantissima: io parlo a nome personale, Jimmy Cerquetella, non parlo né a nome del gruppo, io parlo sempre a nome personale. Quindi quello che volevo dire è che nessuno ha mai detto che la Terra, che non c'era la curvatura. Abbiamo detto che a quell'altezza probabilmente non si poteva vedere la curvatura, come in realtà non si vede. Quindi un grande risultato invece da questo punto di vista, visto che la scienza ufficiale ci dice che a 20 km si può vedere la curvatura, ok? Quindi che cosa ha fatto il caro Dinelli, aiutato anche da altre persone, poi ne parleremo un attimo al volo? Io vi voglio far sentire un piccolo inciso che è stato fatto, è stato messo in un video, che poi potete cercarvi tranquillamente, sappiamo tutti di Manuel, un bel video, anche se io personalmente non sarei stato così, diciamo, così tappetino nei confronti di Tino Tinelli, perché insomma il termine Borello mi ha dato molto molto fastidio a me personalmente, ho detto due volte, scusami Manuel, ma Lo dovevo dire. Quindi, di fronte anche a uno scambio di messaggi molto, dove il gruppo Terra Magica, il gruppo ATI, per essere più precisi, così ha dato tutta la disponibilità per qualsiasi chiarimento nei confronti di Tinelli, questa è stata la risposta. E sentite, notate l'aggressività, la strafottenza, la prepotenza e il senso morale che dà in primis a Manuel e poi a tutti gli altri. Ascoltate bene. Manuel Buffa, con tutta la stima che ho per te, tirati fuori da questa cosa, ok? Chi ha il prosciutto sugli occhi se lo tenga, cazzi suoi, va bene? Io non ho nessun discorso non civile, non mi metto a parlare con le persone che stanno facendo il doppio gioco. Se non capite questa cosa, continuate per la vostra strada, ok? Io ho messo solo un video dedicato a quei quattro terrapiattolari. I quattro terrapiattolari lo sanno, ed è già stato detto più volte quello che penso di alcune persone. Non che lo penso, ma ho le certezze. Di conseguenza, se non capite queste cose, statevi lontano, perché io non ho voglia di perdere tempo con queste cazzate. Qui non stiamo giocando, qui si sta facendo il doppio gioco, anche facendo appositamente dei video perché poi Dino Tinelli faccia questi video. Non ho più bisogno di spiegarvi nulla e sicuramente non vi manderò niente di quello che voi gradite, perché non è gradito a me. Ciao. Se vuoi sentirmi, sentimi per altre cose, non per queste. Se non vi è chiara la cosa, andate ad approfondirvela, ok? Sono 6 anni che seguo le persone e ci sono persone che sanno benissimo quello che hanno combinato alcuni. Ciao. Terrapiattolari lo sanno, ed è già stato detto più volte quello che penso di alcune persone. Non che lo penso, ma ho le certezze. Di conseguenza, se non capite queste cose, statevi lontano, perché io non ho voglia di perdere tempo con queste cazzate. Qui non stiamo giocando, qui si sta facendo il doppio gioco, anche facendo appositamente dei video perché poi Dino Tinelli faccia questi video. Non ho più bisogno di spiegarvi nulla e sicuramente non vi manderò niente di quello che voi gradite, perché non è gradito a me. Ciao. Ecco, non so se percepite la grande aggressività, la rabbia con cui dice certe cose. Questo, visto che un po' del PNL dopo tanti anni la conosco,
cioè fa capire proprio chi è Dino Dinelli. Dino Dinelli non è, è una persona brava sicuramente, ma non è una persona diciamo che si sta comportando bene, per un semplice motivo, perché non vuole minimamente che qualcuno intacchi il suo territorio. Lui è il padrone dell'esplorazione della terra piana semplicemente perché ha fatto le traduzioni? Lui dovrebbe muovere il culo e andare a fare degli esperimenti se vuole parlare. Questo è stato fatto, un esperimento con Augusta, un esperimento fatto in buona fede con persone, perché non c'era, ce n'era una sola di persona che ha tradito, ok? C'era una persona che ha tradito, la cara Dharma, va bene? Dharma, oltre ad avere una teoria che vabbè lasciamo perdere, non voglio mettere, si è permessa di venire lì, osservare, stare con noi nel lancio, quindi partecipare, e poi dopo che ha visto che la Terra comunque non presentava fondamentalmente una curvatura a quell'altezza, dopo che è uscito il video ci ha ricamato sopra dicendo che noi siamo stati degli ipocriti, dei bugiardi, e che siamo stati, che non abbiamo detto come erano le cose. Questo è palesemente falso. Dharma insieme a Dino Dinelli stanno facendo tutto questo per visibilità, ok? Per avere una polemica nata, perché voglio dire, lascia perdere l'ottica, abbi pazienza, lascia perdere l'ottica. Le GoPro, se vuoi saperlo, oltre a quello che ti ha spiegato Agostino, che è sempre un gran signore, perché io ti avevo mandato a fanculo lì direttamente, in trasmissione, ok? Allora, le GoPro di quella portata hanno degli obiettivi che non sono perfetti, punto numero uno. Punto numero due, l'occhio di pesce, dovresti saperlo visto che tieni la macchina fotografica in mano, io ho 30 anni che mi occupo di fotografia e di ottica, le GoPro, come qualsiasi occhio di pesce, non c'ha soltanto una deformazione da sopra a sotto, per naturalmente stringere di più la visibilità dell'angolo, no, cioè per allargare, la visibilità dell'angolo, ma c'ha anche una deformazione ai lati, perché è un occhio fondamentalmente. Quindi la signorina ci ha dato dei bugiardi, ci ha dato perché? Perché naturalmente questo ha creato un putiferio. Ecco come funzionano oggi le cose. Quindi io direi al caro Dinelli che, se voglio dire, non ce lo voglio mandare a fanculo, però, cioè, voglio dire, proprio a grande bassezza, perché non è il Papa lui, capito, della terra piana, non è il Papa, lui è uno che ha fatto delle semplici traduzioni, ok? E ha tradotto anche delle schifezze, tra l'altro, quando ha parlato di mettere l'intento sul sangue, ok? Cioè, lasciamo perdere, poi dà del massone a uno come Ezio Porto, è come se uno dice, siccome appunto io ho studiato Nietzsche, allora sono un nazista, ok? Questi sono i livelli culturali, capito? Perché bisogna fare il percorso, oltre che fare le traduzioni, non basta fare solo le traduzioni. E la signorina ha fatto lo stesso lavoro, perché deve portare la sua teoria, per carità, liberissima di farla, ma l'ha fatto nella maniera più ignobile e scorretta. E giustamente è stata cacciata dal gruppo, perché certa gente non ci deve stare nel gruppo, ok? Voglio dire due parole anche per un altro signore, che è una persona che invece parla della terra piana, in maniera anche molto corretta, in maniera anche molto coerente. Solo che anche qui c'è il solito problema, sto parlando di Galuppini, ok? Allora, già c'era caduto sulla questione della terra piana, già c'era caduto con la questione delle Iene, ok? Quindi, diciamo, senza il minimo pensare politico o sociale, no? Ma veramente qualcuno può pensare che le Iene vengono a fare un servizio, no? In un dato posto o a te, bell'imbusto che sei, no? Per quale motivo vengono a fare? Per sputtanarti, no? Per renderti ridicolo, ma non lo capisci questo? Però tu tiri fuori il libro e siamo a uno. Poi mi accorgo che qualche giorno fa me vai su Canale 5, penso che era Canale 5, manco ci ho guardato dal nervoso. Che ci vai a fare su Canale 5? Che ci vai a fare in televisione? A far vedere il libro anche lì?
L'unica cosa che fate è vedere il libro. Che pensi che ti fanno finire un discorso? Pensi che ti fanno parlare? Pensi che ti fanno esprimere, diciamo, anche le prove che stanno su certe cose? No, ti spostano l'attenzione. Io dico che prima di fare certe cose, prima di sputtanare l'ambiente, perché qui si tratta di sputtanare non solo la persona, ma anche l'ambiente, perché certa gente non può capire, visto che già non lo capisce del suo, dato che è una credenza che dura da 500 anni almeno, e poi lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Ma perché ci vai? Ci vai per vendere il libro, per avere potere, per visibilità. Ecco perché ci vai. E allora vali poco, scusa che te lo dico, vali poco, perché non è la prima volta, è la seconda se non la terza volta. Invece ho notato e ho ascoltato con molto piacere Agostino Favari, che è stato dalla Zanzara, e obiettivamente devo dire, io forse non l'avrei fatto, però lui è stato capace, con grande diplomazia, grande maestria e grande ironia, ma anche lì, se voi ascoltate il sonoro di questa cosa, no? Vi rendete conto che loro hanno fatto di tutto per spostare l'attenzione, cambiavano le domande, cambiavano l'argomento perché non riuscivano a rispondere. Ma quello è un modo un po' intelligente di fare un certo tipo di discorso. Quindi, allora, io voglio dire solo questo. Il gruppo ha cercato di riappacificare, molti stanno facendo questo lavoro, appunto ho sentito anche Agostino da questo punto di vista, ma anche altri, anche Danilo, anche Ezio, ma il punto, signori, è che purtroppo noi viviamo in una situazione che è parassitata, non è che il doppio gioco non è più quello sei massone, non sei massone, Dino Tinelli non è un massone, o altre persone. Il problema è che se siamo parassitati, cioè se entrano in noi delle energie a bassa frequenza, perché magari appunto cerchiamo il potere, cerchiamo la visibilità, cerchiamo la convenienza e compagnia bella, noi scavalchiamo l'atteggiamento giusto nel reale, nella verità, per fare questo. Quindi io dico, per carità, questo video è un po' pesante sicuramente, però è anche molto chiaro, credo, almeno spero, è anche lungo, scusate, ma voglio dire, oggi quello che dobbiamo fare è cercare di lavorare portando delle prove e portando l'informazione corretta con umiltà, umiltà che non significa servilismo, oppure come insomma succede per esempio con questi padri, diciamo, virtuali, modello Dino Tinelli, basta con queste storie. Se quello là la pensa in un certo modo, se quello là c'ha bisogno del suo potere, che ce l'abbia il suo potere. Dino Tinelli c'ha 30.000 iscritti, sapete che significa? Questi potere, iscritti, uguale potere, uguale soldini, signori, ok? Io penso di aver detto quasi tutto, mi scuso per essere stato così crudo e così lungo. Buona serata a tutti, grazie.